È un piacere ritrovare Pedro Lenz. L'ultima volta che lo vidi eravamo a Olte in un ristorante di cui lui è proprietario e che assomiglia moltissimo al ristorante di cui si parla in questo romanzo. E Pedro Lenz lo aspettavamo da tempo. Chi ha letto In porta c'ero io, The Goldbeak, si sarà appassionato a questo scrittore che scrive Berdutsch e adesso stiamo per sfogliare il nuovo romanzo, La bella Fanny. Anzi, approfittando del temperamento e della intelligenza espressivi di Matteo Carassini, che è attore di teatro, animatore radiofonico, noi cominciamo ad aprire La bella Fanny. Copertina, primo fondo bianco, secondo fondo con l'indice, che finalmente il libro comincia. Perché sono andato a suonare proprio alla porta di Luis, proprio quel giorno, proprio a quell'ora, a volte vorrei davvero sapere. E comunque l'ho fatto. Ma se avessi saputo già allora tutto quello che so oggi, probabilmente avrei lasciato perdere. Già, sì. E voglio dire se, col segno di poi. Insomma, tutti questi se non servono ancora. Se solo io trovassi la bella Fogolvisi, che dà del buono del bene. A Rebodem nell'Oberlandbernese. L'Oberlandbernese è proprio un bel paese. Scusate questa piccola divagazione canora, mi è partita da quel sé. E comunque adesso con tutti questi sé ci faccio un po'. E per quanto riguarda l'Oberlandbernese, dimentichiamoci anche quello che è meglio. Quel giorno mi trovavo nei posti che pazzico di solito, a Ulten, ai piedi del passante meridionale del Giura, nel Mittelland, nell'Unterlandbernese. Paese della nebbia alta e dei treni, in un paesaggio post-industriale, terra di sobborghi, terra di mezzo, terra natia. Quel lunedì sera, alle 6, ho suonato alla porta di Luis, laggiù, nella Vorholstrasse. Bene, tutto è iniziato così. Ho suonato, ho aspettato, ho risuonato, ho aspettato ancora. Stavo già pensando di andarmene quando dalla porta è uscita quella roba. E in quel momento è stato come se qualcuno avesse acceso un faro. Ho dovuto fare un passo indietro, tanto ero stato abbagliato. Non è una balla. Non avevo mai visto una donna così in tutta la mia vita, né tanto meno a Ultimo. Mi sembrava di sognare, anche se sogni del genere non esistono. Lei mi ha guardato per un attimo, ha detto, salve, e passandomi accanto si è diretta verso la stazione. Probabilmente stavo ancora a bocca aperta quando Luis arrivato alla porta, teneva in mano uno straccio nell'altra dei pennelli e tra i denti stringeva un sigaro di cui storia. Jackpot, ma che ci fai qui di lunedì? Niente, volevo sentire un po' cosa combini. Mi fai il caffè? Ma certo, senz'altro. Dai, vieni su, raccontami tutto. Seguo Luis per le scale, a distanza di qualche passo. Il sibilo dei suoi polmoni sembra il fischio di un politore elettrico, ma è sigaro, quello. Non se lo toglie comunque dalla bocca. Il fumo può portare alla morte del nascituro. Provate a dirlo a Luis. Il nascituri non si è mai interessato molto. Fuma da sempre. E ora mi fa entrare nel suo atelier dove ero già stato anche altre volte. Un posto semplice, senza grandi pretese, dove i cardini della porta dovrebbero essere lubrificati. Ci sono carte, tele, matite e pennelli sparsi dappertutto. Aspetta, ti faccio un po' di posto. Guarda, ti puoi sedere qui, sul divano, mi dice. Annuncio l'aria. Cos'è questo odore, Luis? Lo senti anche tu? In questo atelier si sente l'odore di una bella donna, nuda. Luis tossicchia appena mentre fa scivolare alcuni fogli in una cartellina e poi appoggia al muro. Sai che ti dico, Jackpot? Questa storia della donna nuda me la racconti ogni volta che metti piede qui dentro. Pensa che ho appena cambiato l'aria, ma chissà, magari poi è proprio vero. Nate Woman and Beer, un po' di nomi mio. Hank Williams Jr. E bravo Jackpot, è lui, è proprio lui. Hank Williams Jr. in persona, dice Luis, e prepara il caffè su quel fornelletto da campeggio che nell'atelier viene usato solo per questo. Poi, con un giornale, scaccia il gatto dalla poltrona. Questo è un assaggio della prima pagina, le prime due pagine di questo romanzo. Quando si presenta un libro,
la cosa peggiore da fare è spiegare il libro, raccontarlo. Cercheremo di parlare di questo romanzo senza dirne nulla in quanto a trama, in quanto a sorprese, ma parleremo un attimo dell'atmosfera. Dirò subito, perché lo si sa subito leggendo, che questo Jackpot è un giovanotto di Olten, ha passato di poco la trentina, è scrittore, oddio, proprio di vero vero non ha scritto ancora nulla, però dice che è scrittore e ha due amici che credono in lui. Vai Jackpot, che prima o poi scrivi, e sono due artisti pittori di una certa età, sulla settantina. Luis, questo verso il quale lui è andato, e ha visto uscire come un colpo di vento, prima di grazia, la bella Fanny, e poi Grunter, detto Grunz. Due artisti pittori sulla settantina, anche loro hanno pitturato, però se hanno talento, forse ce l'hanno, è un po' disconosciuto. E allora io saluto Pedro Lenz chiedendogli subito: ma perché nei suoi libri ci sono sempre questi personaggi un po' marginali, ai bordi della buona borghesia, un po' sfigati, direbbero i giovani, simpatici, ma insomma non gliene va bene una, mezzo falliti, ma forse ce la fanno, forse no, nei tuoi romanzi? Buonasera a tutti. Io posso rispondere che sono più interessanti i personaggi falliti che quelli che fanno tutto bene. È solo un po' di verità. L'altra ragione è che io qualche volta ho l'impressione, quando leggo, che i personaggi dei libri sono sempre persone di grande esito, di grande successo professionale, sono professori, sono medici, sono intellettuali. E poi gente che non sono intellettuali, gente che lavora ogni giorno nella cassa della Migros o nella Lucatia, sono la maggiorità nella società, ma non nella letteratura. A me mi piace scrivere su quelle gente. Allora, Pedro Lenz rende servizio a chi lavora alle case della Libros e sui cantieri, ma lui è stato su un cantiere, perché Pedro Lenz ha 54 anni, famiglia benestante, svizzero-tedesca, madre spagnola. Ha detto che la sua mamma guardava sempre la televisione della Svizzera italiana, dice, perché non le piaceva con la Svizzera tedesca. L'ha detto lui, giusto? Dunque, Pedro Lenz, secondo il desiderio della famiglia, doveva studiare, non aveva voglia. Non ha studiato, è andato a fare il muratore sui cantieri della Svizzera, e allora la lingua franca dei cantieri era l'italiano, perché la maggioranza degli operai erano italiani, c'erano spagnoli, poi c'erano portoghesi, ma soprattutto italiani, e lui lì, impastando cemento e arcina, insomma, ha imparato l'italiano. Dopo ha conseguito la maturità, poi ha usato per entrare all'università, ha fatto un semestre di letteratura spagnola, ma poi ha deciso di fare lo scrittore. Questo per dire chi è Pedro Lenz. Dunque, lingue imparate oralmente, l'italiano sentito all'aria sui ponteggi dei cantieri, lo spagnolo sentito dalla dolce voce della madre, lo svizzero ascoltato oralmente. Quindi l'unica lingua imparata scritta è la croce. Sì, è per quello che mi piace anche ascoltare, mi piace anche ascoltare per esempio letteratura in voce alta. Io ho un bimbo da 2 anni e lui fa lo stesso, sempre prende un libro e lo porta e dice papà, pum. Sono 2 parole che sa dire, papà, pum, papà, e io so che devo raccontare, leggere. Allora, poi parleremo anche della traduzione di questo libro di Berdych. Dire in Ticino, in Svizzera italiana, scriviamo un libro in dialetto ticinese, un romanzo, non esisterebbe, perché il dialetto è una cara, calda, affettiva lingua, ma non è una lingua, è un dialetto. Lo Schweizerdeutsch è una lingua. Io penso da sì. Perché? Perché, per esempio, ci sono tedeschi che arrivano in Svizzera e dicono: ah, dialetto, sì, va bene, ci sarà un nonno della montagna che parla un po' dialetto, ma il resto io lo vado a intendere. E poi dopo 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni si rendono conto che non comprendono niente.
vuol dire che è un'altra struttura grammaticale, anche non è soltanto un altro sonito del tedesco, se no che è una lingua. L'olandese era un dialetto del tedesco, gli olandesi ne hanno fatto con la potenza coloniale dell'Olanda una lingua. Lo Schweizerdeutsch poteva diventare una lingua come l'olandese. Sì, ma sono troppe valli, troppe varianti. Allora, per esempio, se oggi uno aveva un'iniziativa per fare la scienza più una lingua, allora si era subito la guerra tra quelli di Zurigo, di Basilea, di Berna. E Tolenza abita a Olten, che è nel canton Sorrento, però è a 10 minuti dall'Angental, che è un po' il suo paese d'origine, che è nel canton Berna. E tra l'Angental e Olten a 10 minuti c'è già una differenza linguistica. Poi arriviamo al romanzo, ma io voglio introdurre Amalia Urbano, che è la traduttrice. E Amalia Urbano vive, l'altro giorno mi ha telefonato da Roma, giusto? E dice, ma che fa Roma? È una traduttrice della Schweizerdeutsch, ha vissuto in Svizzera 30 anni? No, da bambina, poi me ne sono andata. Che storia strana, una romana che ha vissuto pochissimi anni in Svizzera e poi si è laureata, ha studiato traduzioni, ha studiato lo Schweizerdeutsch, il tedesco, è stata un posto di prestigio, lettore all'Università di Berlino, e insegna tedesco e parla perfettamente Schweizerdeutsch, lei e Pedro Lenz continuano a parlare Schweizerdeutsch, lei sembra una svizzera tedesca, anche se è molto mediterranea. Allora, la sua storia è interessante. Come mai lei riesce, avendo becchettato un poco da bambina a Zurigo la lingua, a tradurre un libro in Berndeutsch? Questo? Buonasera. Niente, io sono rimasta a Zurigo fino all'età di 12 anni e lo si sa, le scuole elementari a Zurigo, insomma, si parla anche a kindergarten in dialetto svizzero. Poi però sono tornata in Italia e ho fatto le superiori anche all'università e ho dimenticato il dialetto svizzero. Leggevo, non c'erano i satelliti, non c'era internet, quindi leggevo Hochdeutsch, leggevo il vero tedesco. E ho frequentato poi il primo anno di università, la scuola di interpreti a Zurigo, e ci sono voluti pochi mesi per riaprire di nuovo quella porticina e niente, quindi il dialetto zurighese di Zurigo, il Zurigo ci parlo. Pedro scrive un altro dialetto, che non è quello, però insomma sì, comprensibile. Questo è il... Non insegno tedesco ora, francese. Ho insegnato tedesco. Allora, lui parla italiano perfettamente, parla tedesco, parla Schweizerdeutsch, insegna francese, una svizzera perfetta. Sarebbe... È lo spagnolo. Jackpot si chiama così perché... ci vogliamo rivelare, ma in questo romanzo si gioca molto d'azzardo, insomma c'è la passione del gioco, si gioca, si scommette dappertutto, ma addirittura nel calcio, so, c'è una partita a Rau-Losanna, a Rau la squadra degli arloviesi, ma insomma una bella squadra di Serie A, e loro scommettono che a Rau vince 3-1, a Rau stanno vincendo 2-1, tutti sono felici, ma loro, a noi gliene frega niente se vincono 2-1. E, però il gioco è metafora anche della sfida, del rischio, della casualità dei destini. 2-1, Losanna cercava in tutti i modi di pareggiare, mentre la Rau giocava in difesa tentando di mantenere il proprio vantaggio fino al 90. Per i giocatori vincere per 2-1 oppure 3-1 non faceva una grande differenza. Loro non potevano sapere che gioia mi avrebbero dato con quel terzo gol che proprio non riuscivano a segnare. E poi c'è una riflessione che di leggere perché è un po' la cifra connotativa del rischio del gioco, che è il rischio anche della sfida del destino. Ma quando si scommette è quasi sempre così, per un pelo non diventa ricchissimo, però devi saper dimenticare. Dimenticare e iniziare subito a pensare a una nuova scommessa, altrimenti non vieni fuori. Il mondo è pieno di persone che ce l'hanno quasi fatta, che hanno trovato quasi la donna giusta, che hanno quasi vinto l'otto, che hanno quasi finito gli studi, che hanno quasi avuto successo, che stavano quasi per sfondare. Quindi nessuno ce la fa fino in fondo, solo un po'. Anche questa è filosofia lenziana. Sì, ma io ho passato tante ore, adesso non più, ma da più giovane ho passato tante ore nelle baracche della costruzione, nelle ristoranti,
una tavola, si parlava e io ho preso tante idee della filosofia, anche da lì, della filosofia del bar, perché non è soltanto mia, ma si è preso. Filosofia del bar. È vero che questo è un romanzo alcolico senza essere incattivito, sgangherato senza essere, come dire, volgare. È un romanzo allegro, un romanzo malinconico, c'è dentro divertimento, c'è nostalgia, intanto una storia d'amore. Perché qualcuno ha detto sì, l'amore in Lenz è la metafora dell'arte, si ama una donna che si riesce ad acciuffarla fino in fondo, così come l'espressione artistica, ma Fanny è vera, una donna vera, bella. E lei dice, non solo bella, molto, molto bella. Toglie il fiato. E allora faccio una domandina sulle donne. Primo romanzo, Reti, questa donna importantissima, cioè Reti è il punto, è lo zenith del protagonista, forse si salva dalla droga grazie a Reti. Nel secondo romanzo c'è Fanny, bella, molto bella, che ti toglie il fiato. Petro Lenz ha questo desiderio della bellezza femminile dentro, giusto? Forse perché io quando era giovane le donne sempre volevano essere come colleghi da me, Solo amiche, io avevo tante amiche, era terribile. Io ricordo il momento più terribile, per fare una piccola metodica, il momento più terribile quando una ragazza, io avevo 18 anni e mi piaceva molto 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 quella ragazza, mi chiama e dice devo parlare con te, è il mio cuore. Faceva così, e io l'ho provato, e poi mi dice: spero che non ti dispiace se ti dico una cosa pe molto personale. Io dico: no, no, parla, parla. Tu sei un gran amico, tu sei anche un gran amico da URSS. E io volevo chiedere: tu pensi che io, che URSS, io posso avere la chance di essere terribile? Terribile, no? Quello è stato un po' nella mia mente. Adesso va meglio. Tanto, quando una donna ti dice io sono la tua migliore amica, ti ma intanto è nato un bambino, e c'è la madre del bambino di Petro Lenz, e fino a poco tempo fa lui abitava al piano di sopra del ristorante che lui ha comprato, un ristorante vicino ai binari di Olten, pieno di ferrovieri a mezzogiorno che mangiavano nel menù fisso, che noi abbiamo mangiato, si mangiava bene. E lui abitava di sopra, adesso ha bisogno di spazio, abita poco lontano. Ma dico io, ha detto che in quel ristorante c'era una cameriera bianca, con la camicetta bianca, che era rosso, e si ordinava la birra, poi ti girava e saltava fuori di nuovo, dicono, questa cosa è pagata 2 volte, perché chiedevi una cosa subito, e poi arrivava con un piatto di piacenze, e ti diceva, ma non è possibile, ma come mai questa c'è 2 volte? La realtà che c'erano 2 cameriere gemelle che Pedro ha vestito in modo uguale, in delle vittorie avevano tutto e ci sono ancora, sì, ancora sì. Allora, io faccio una proposta da Maglia a Pedro. Prendete un brano, ne abbiamo parlato poc'anzi, no? E sentiamo, facciamo prima l'italiano o il Darnuccio, forse. Prima di Darnuccio, ecco, allora, l'avete trovato? Qui sentite la musicalità, perché il linguaggio di Pedro Lenz è molto ritmico, molto grave, molto musicale, molto nervoso, e poi sentite la traduzione italiana. Was ein Mensch schaue dieses Frau, wenn der lustig ist, funktioniert. Der Grund so wie zum Beispiel, wenn ich dann bei unserem Reis mit neuen Spielregeln kenne, dann stehen wir ziemlich am Anfang ein paar Kilometer außerhalb von Granada vor einem Haus und hören Leute die Gitarre raus. Wir schauen rein und sehen, es ist ein Spunter, es hat viel Volk und mit dem Spunter spielen drei Typen Flamenco und die anderen Leute klatschen im Rhythmus von Musik und stampfen mit den Füßen. Oben raus. Wir gehen rein und am Eingang. Und oben raus, sie sagt, Grund, so geht die Post ab, gehen wir rein, wir gehen rein und am Eingang vorbei, zu der Hutablage, so eine Dreispitze, weißt, so eine lackierte Hut mit 3 Ecken, wie sie Schuppen von Guardia Civil dann noch haben. Der Grund nimmt den Hut und legt mir ihn an, einfach so, als Kalbrei. Der Hut passt wie angegossen. Hat fantastisch ausgesehen, also mit den Dreispitzen vom Kopf in die Gastrobe rein, flamenco-mässig in die Hände geklatscht und auf den Boden gestampft und gerufen: Ole, ole, amigos!
in dem Moment fühlt die ganze Szenerie, alles ist stark, die Gitarre verstummt, die Leute hören aufklatschen. Von einer Sekunde auf die andere ist es tot, der Stuhl im Raum. Wenn man nicht ist, steht einer langsam auf, wenn man formiert. Ganz offensichtlich der Besitzer von diesen drei Spitzen. Er kommt auf mich zu, geht noch langsam, fast in Zeit, auf 30 oder 40 Personen, starren abwärtsweise auf mich und auf den Joker mit seinem schwarzen Schnauz. Man hört keinen Ton, gespenstische Stimme. Ich spüre, dass es jeden Moment herrscht und ich sehe, es schon in einem dunklen Feucht, der Rattenloch bei Wasser und Rotten rotten. Der Guardia-Offizier kommt immer näher, schaut mich dunkel, er will den Gummiknöppel ziehen. Mache ich eine theatermässige Verbeugung, ziehe den Hut, dann strecke ich mich, drehe mich wie ein Tänzer um die eigene Achse, eben den Hut in die Höhe und rufe mit viel theatralischem Pathos. Viva España! Viva la Virgen María! Viva la Guardia Civil! Die Polizisten müssen lachen, wo die Leute sehen, dass er lacht, haben alle zusammen auch angefangen. Die Spannung ist verflogen, die Gitarristen haben wieder angefangen zu spielen. Ich habe mich noch einmal verbeugt und am Joker den Hut feierlich aufgesetzt. Und alles war wieder gut gewesen. Der Grund, so wahrscheinlich noch fast mehr Angst hatte als ich, war der eher leichter gewesen, dass er für Guardia Civil und für die Musiker eine beste Serie offeriert. Das ist ja der Wahnsinn. Ich sage es doch, ich bin froh, dass Spanien nicht mehr so ist wie dann. Ist dann so, mein Gott, der Grund. Du, Luisa, gehst. Sind die Grund und du eigentlich gerne so befreundet wie dann? Oder die Reise hat gemacht? E comunque, in certe situazioni non sarebbe male sapere come gira il mondo altrove. Grunz e io tante cose non le sapevamo durante il nostro viaggio. Uno dei primi giorni, per esempio, ci siamo trovati a qualche chilometro da Granada, davanti a una casa, quando sentiamo suonare a volume altissimo la chitarra. Abbiamo dato un'occhiata dentro e ci siamo accorti che si trattava di un'osteria piena di gente, con tre tipi che suonavano il flamenco e tutti gli altri che battevano le mani e i tacchi al ritmo di musica. Da sballo, ha detto Grunz. Che forza, dai, vieni! Allora siamo entrati e abbiamo visto all'ingresso sulla cappelliera un tricorno di cerata. Sai, come quelli che portavano allora i piedi piatti della Guardia Civile. Grunz ha preso il cappello e me l'ha messo in testa. E così, tanto per fare lo scemo, mi stavo a pennello, facevo un figurone. E così, col tricorno in testa, sono entrato nell'osteria al ritmo del flamenco, battendo le mani ai tacchi e gridando «Olé, olé, amigos!». In quel momento preciso, tutti si sono ammutoliti, calato il gelo. Le chitarre hanno smesso di suonare, le persone hanno smesso di battere le mani e in un attimo è sceso un silenzio di tomba. Da un tavolo si è alzato un uomo in divisa, senza dubbio il proprietario del tricorno. Mi è venuto incontro, lentamente, quasi a rallentatore. 30-40 persone alternavano lo sguardo tra me e i piedi piatti dai baffoni neri. Non volava una mosca, tutto taceva. Mi sono reso conto che la situazione stava precipitando e ci vedevo già tutti e due in gattabuia a pane e acqua. L'ufficiale della Guardia Civile si avvicinava sempre più e quando mi è sembrato che stesse per tirare fuori il manganello ho fatto un inchino da melodramma. Mi sono tolto il cappello e poi ho alzato il braccio e tenendo in alto il tricorno ho fatto una piroetta da ballerino e con enorme enfasi ho gridato «Viva España! Viva la Virgen María! Viva la Guardia Civile!». Il poliziotto allora è scoppiato a ridere. E quando gli altri hanno visto che rideva, hanno cominciato a ridere loro, anche loro, tutti insieme. La tensione è svanita, le chitarre hanno ripreso a suonare, io mi sono inchinato ancora una volta e con un gesto solenne ho messo il cappello in testa al piedi piatti. E così tutta la storia è finita a tarallucci e vino. Grunz, che probabilmente aveva avuto più fifa di me, si è sentito così sollevato che ha offerto una bottiglia di sherry alla Guardia Civile e una ad ogni musicista. Cose da pazzi. Eh già, meno male che la Spagna non è più quella di una volta. Ma è proprio vera questa storia? Chiedi a Grunz. Senti, Luis, ma dimmi un po', tu e Grunz siete ancora amiconi come ai tempi di quel viaggio? Avete udito, insomma, che prima c'era un concerto per scrittore a Berndrich e adesso c'è questa traduzione che Amalia Urbano ha realizzato. C'è stata qualche difficoltà nell'entrare fra le pieghe di questo conservato, aspro, musicale, e poi vi siete sentiti durante la traduzione? Ci racconti brevemente di questo lavoro strano?
una romana che mette in mani quel poco di oro qua. Sì, praticamente ho dovuto leggere una volta il romanzo, come si fa con una canzone che si sente la prima volta, e l'ho letto, basta, quindi così, unico respiro. E poi mi sono dovuta soffermare su quei passaggi che linguisticamente, sintatticamente, per il ritmo, erano più difficili. Chi ha già letto Pedro Lenzi in italiano, in lingua originale, sa che lui ha una lingua tutta sua. Conia parole, inventa parole, le mette insieme, e quindi questo è stato difficile. Poi ci sono tante canzoni che tornano, e anche lì bisognava fare delle scelte. La lingua di Lenz doveva essere divertente, doveva essere a volte colta, doveva essere sfacciata laddove lui è sfacciato, e non era possibile optare per un dialetto, come diceva lei prima. Quale dialetto si poteva scegliere? Il romanesco piuttosto che il napoletano, un ticinese colorito di cose. Non è una lingua, no? Come diceva lui, uno va in Svizzera tedesca e tutti parlano Schweizerdeutsch. E quindi si è optato per una lingua colorita, sì, perché è la lingua che parlano questi tre amici in osteria, al bar, una lingua maschile, una lingua che si parla davanti a un buon bicchiere di vino, dopo più di un bicchiere di vino, però è una lingua che è spesso interrotta da riflessioni, e quindi là bisognava cogliere un altro registro. Per rendere questo ritmo che avete sentito come legge, come fa, l'ultima versione del libro, io mi sono presa l'audiolibro di Lenz, letto da lui, l'ho messo in cuffia e ho seguito la mia traduzione, perché era il modo migliore per capire dove lui dava enfasi. Però sì, è vero, l'ultima domanda ci siamo visti una settimana prima della consegna all'editore Cappelli, definitiva. C'erano alcuni punti su cui bisognava fare chiarezza. È interessante questo fatto di la traduzione, che io dico sempre che il traduttore è un traditore, in qualche modo sì, la radice etimologica è uguale, viene da tradere, vuol dire trasportare da un'altra parte. Uno traducendo tradisce, ma se tradisce bene è un grande traduttore. E quindi lei ha dovuto, come dire, riappiopparsi dalla storia e volgerla per noi. Una bella responsabilità. Sì, penso di sì. Soprattutto perché dicevo che una lingua sembrerà forse banale, non lo so, però è vero, è una lingua maschile. È assurdo, lui scrive da uomo per uomini. Qualcuno gli ha chiesto in un'intervista a Pedro, lo può confermare, perché avesse scritto questa storia non dal punto di vista di Fanny. E lui ha risposto: sono un uomo, so scrivere, no? Pedro, non so se è vero questo. Per me è stato il contrario, io dovevo invece fare il contrario. No, la critica era un po' che io questo personaggio femminile è un po' troppo fantasia mascolina. Sì, è la fantasia di Jack, ma non è colpa mia, è il personaggio. Io mi sono immedesimato, forse perché sono un uomo anch'io, ma sia Ricky sia Fanny mi sono piaciute. Salvo che Fanny è imprendibile, non riesce ad acciuffarlo, perché poi mi posso anticipare una cosa, ma dentro sotto voce non sente nessuno, che Jacopo dice che io sono giovane, Fanny è giovane, bella, e poi si accorge che anche i due pittori di 70 anni c'è qualcosa tra loro, giusto? E lui poi è geloso, però che è bellissimo questo romanzo, e questo lo posso dire, che l'amicizia tra loro non scolorisce mai, non si scolora, cioè tiene. È un romanzo, si è detto d'amore, io penso che sia anche un romanzo sull'amicizia. Sì, veramente posso confermare questo, perché i personaggi del romanzo sono influenzati dai amici miei da Olten, che io rispetto abbastanza, perché fanno da 50 anni o 50 o 40 anni fanno quel lavoro dell'arte, e sono sempre in problemi economici, ma sempre vanno avanti, e anche con me sono molto generosi. Allora io ho detto, quello è un po' un omaggio, un omaggio a quelle persone. Sì, sono due artisti che non guadagnano molto con l'arte, ma tenacemente da una vita lavorano nell'atelier, non smettono mai.
la tenacia verso l'alto, così come Jacob è tenace nel suo innamoramento per Fanny. Forse ha detto a Maddie che ci sono anche delle riflessioni tra le pieghe del discorso. C'è una cosa che mi ha divertito a breve perché ascolta la radio. Sapete, ogni tanto anche io penso che la radio è tutto, ma sono sempre allegri alla radio. Sempre allegri, tu magari non stai bene, hai una pena, insomma, ti sei alzato male, la radio ridono sempre, sono allegroni. E lui dice: scusate, ma questo che sembra davvero il modo di parlare, ma siete fuori di testa. Andate a quel paese, voi, il tunnel del Gubris, con suo ingorgo, questo pop svizzero con i suoi testi penosi e quelle terribili battute alla radio dei moderatori che pretendono di trasmettere felicità a voi. Ma per favore, non c'è nulla che vi possa far venire la luna storta più di una persona che vuole metterti di buon umore a tutti i costi. Ho cominciato a girare la manopola della radio fino a quando non ho trovato una stazione francese. Meglio qualcosa di francese che non la cantina di quelle canzonette svizzere. E perché lui mette dentro queste punture. E noi facciamo dei carotaggi di questo romanzo senza svelare nulla, ma l'assaggio da Le Fondo della Musique, Matteo Carassi. Il sabato seguente ho aiutato Luis per il vernissaggio. La mostra era allestita in un vecchio mulino ristrutturato dove adesso si trova un centro culturale. Visto da fuori è bellissimo, ma non è proprio il luogo ideale per una mostra di quadri. Ci sono troppi mobili ingombranti tra i piedi e non sarebbe stato nemmeno adatto per una lettura di poesie, una rappresentazione teatrale oppure un concerto. A dire il vero non è adatto a nulla. Già soltanto convincere il custode a spostare qualche tavolo per lasciar posto all'accompagnamento musicale per poter servire qualcosa da bere stava diventando una vera e propria impresa. In alcuni centri culturali si ha l'impressione che il custode sia il capo e che lui comandi tutti a balconcianza. Ho capito subito che con un tipo del genere era necessario ricorrere a strategie psicologiche, scusarsi di continuo, chiedere ogni cosa due volte, essere sempre servile, tenere la testa bassa, dire sempre grazie e così via. E comunque mi sembrava che a tutto ci fosse un limite. Sì, certo, sì, senz'altro, ma naturalmente, rimetteremo ogni cosa al suo posto, ma si capisce. Avremmo dovuto portare noi un rotolo di prolunga, proprio un errore da principianti, davvero sbagliando si impara. Ma è ovvio che non lasceremo il porcino in cucina. Sì, ci penso io. E come no, posso immaginare benissimo che un custode non abbia una vita facile. Mio zio è stato per più di 30 anni custode di una scuola nell'entroterra di Lucerna e lui, lo zio, mi raccontava spesso cosa significava. È dura fare il custode, davvero. Adesso poi che tutti i comuni devono risparmiare, visto che abbassano molto le tasse, non ne parliamo nemmeno. Ma certo, qualcuno deve pur farlo il lavoro e quindi la pressione viene scaricata dall'alto verso il basso. Per alto si intende il New Public Management e per basso si intende dover lavorare di più per guadagnare di meno. Ma certo, posso immaginare tutto il suo da fare, davvero, e grazie per averci dedicato un po' del suo tempo. È stato faticoso. Fingere e sottomettersi è sempre faticoso, ma poi perlomeno i quadri hanno trovato una giusta collocazione, dei veri e propri quadri Luis Brunner. Una nuova serie, certo, ma i motivi e i colori sono inconfondibili. Scene erotiche con uomini vestiti elegantemente e donne piuttosto svestite, mascherate, balli e sempre allusioni alla morte. Erotismo e morte, morte ed erotismo. E comunque non c'era nemmeno un solo quadro che risultasse noioso o simile ad un altro. L'orario indicato sull'invito era dalle 4 alle 7. Alle 4 non c'era ancora quasi nessuno. Un tipo tutto timido, inviato di un quotidiano locale da 4 soldi, si era messo accanto al buffet. Gli ho offerto subito un bicchiere di vino bianco, bello pieno per tenerlo occupato. Poi il giornalista si è messo a guardare ogni singolo quadro di Luis inclinando la testa così tanto che sembrava quasi che tenendola dritta non sarebbe riuscito a coglierne determinati aspetti. Inclinare la testa deve avergli fatto venire sete e comunque si è scolato il vino in macchina. Gradisce ancora un po' di vino bianco? Volentieri, dato che me lo chiede. E allora, come le sembra? Il vino? Eccellente, grazie. Ha la giusta acidità. Che cos'è? Uno Chardonnay? Così sembra, perlomeno sulla bottiglia c'è scritto Chardonnay, quindi possiamo dedurre che lo sia per davvero. E lei? Lei è l'assistente di Luis Brunner? Qualcosa di simile.
ma il suo bicchiere è quasi vuoto, gli è verso dell'altro. Avete visto, hai sentito questa scena di un vernissaggio, visto quell'occhio scettico, critico, insomma, la lisciatina custode, il giornalista che si avvicina al buffet. Ci sono giornalisti del buffet. Diciamo la cronaca, la tartina. E poi insomma, tutte queste cose che dirò. Ma a proposito di giudizi, avevo notato una piccola chicca. Poi lo scrittore forse magari qualcosa scrive, comunque fa leggere qualcosa, forse qualcosa riesce a fare, non lo svegliamo. Ma sentire la signora Borowski parlare della copertina del libro ancora prima di aver letto una sola riga del manoscritto mi ha fatto davvero portare il cibo un minuto. Cioè lui era un editore e dice forse magari qualcosa mi pubblicherò. Sta andando tutto con fedele, ho pensato, e ho illustrato la trama con tutti i particolari. Mi ha risposto che le sembrava interessante, ma questo poteva voler dire tanto oppure niente. Lì ci sono rimasto un po' male, dato che anch'io, quando vado a teatro, visito un museo o vedo uno spettacolo, un quadro che proprio non capisco, in un primo momento di certezza dico sempre che mi sembra interessante. Tant'è vero che la parola interessante è proprio un termine interessante per quelle situazioni in cui non si ha nulla di interessante. Questo è per Lorenzo. L'amore per l'innamoramento, qui c'è proprio l'innamoramento di un personaggio goffo, maldestro, timido, e lei è bello. Lei ha una sua sfrontatezza misteriosa. E poi quando pensi da ciuffarla se ne va, qualche volta una volta si contenta, poi si esita, e rimane contento. Ecco. E però qualcuno ha detto, sì, è un romanzo d'amore, ma guarda bene, questo amore per Fanny che c'è o non c'è, che si acciuffa e non la si prende mai, è la metafora dell'amore tenace per l'espressione artistica, e l'arte, e la genialità, che bisogna rincorrere tutta la vita senza essere certi di acciuffare mai. È giusto? Sì. Effettivamente così. Qualche volta quando vado a una scuola i ragazzi della scuola mi chiedono, ma lei sa scrivere, sapeva già scrivere molto bene all'età nostra, e lei aveva sempre una nota perfetta nelle redazioni. Dico, no, io non so scrivere, neanche adesso. E dicono, ma lei ha pubblicato tanti libri. Sì, ma sto imparando, non ho ancora, non sono arrivato. È un po' quello. Io penso che un artista che è arrivato non fa più niente. Certo, il desiderio è più forte del compimento, anche con Fanny, eh? Sì, se sì. Uno arriva prima a Fanny proprio completamente, poi si annoia magari. Possibilmente sì. Ma comunque è anche un romanzo d'amore. Sì, è anche un romanzo d'amore perché, per esempio, c'è una parte un po' melancolica dove Grunz spiega perché il suo matrimonio non ha funzionato. Lui era sposato da giovane, ma era anche artista, quello non funzionava perché quello che voleva la moglie, quello che voleva lui, non funzionava. Sì, ecco. E adesso ci sono tante riflessioni sull'amore, anche con i canzoni, anche con riflessione, perché lui è anche geloso, come abbiamo già detto, e la gelosia è anche una parte dell'amore un po' che fa dolore, no? Ma che è anche parte di quello. In questo modo sì che è un romanzo d'amore, ma non è un romanzo d'amore dove alla modo di Hollywood, dove prima non funziona e poi alla fine funziona tutto. Non diciamo nulla, però anche la gelosia, il bello di questa gelosia, che Jacob non è geloso di personaggi che lui detesta, è geloso di amici cari. E questo è il turbamento aspro della gelosia per qualcuno che si vuole bene, perché un giorno, questo lo possiamo dire, un giorno lui va nello studio di questo pittore di 70 anni, e lui è cotto di questa Fanny. E poi vede un qualche bel quadro. E chi c'è sul quadro? Fanny. E lui me lo vendi, lui dice no, è già via. E insomma, e lui va a casa e dice, ma questa roba, e poi gli va bene a tutt'ora.
Quindi c'è tutto questo turbamento. Sì, perché se uno è geloso da uno che non conosci lo può ammazzare anche, ma non E allora Pedro Lenz non ha, a parte quello che racconta dei ragazzini, ma non si ritiene ancora arrivato alla padronanza piena dell'espressione artistica. C'è ancora da lavorare. Sì, io quello che voglio fare ancora è un libro dove una volta che lo leggo dico così è come si deve scrivere un libro. Non so tanto. Speriamo che non ci arrivi mai, così ne vedremo tanti. Solita domanda scontata, sta lavorando a qualcosa? Sì, sto lavorando a qualcosa e ho avuto molto tempo per trovare quello che è il più difficile per me, trovare un po' il sound, il sonito della voce che narra. Perché in un altro romanzo era un ex drogato, qui è quello apprendista da scrittore, e adesso ho trovato una voce ancora più difficile, un ragazzo da 17-18 anni che racconta, con una esperienza di vita un po' limitata. Ci faremo sorprendere. Facciamo una prova al contrario adesso, magari un pezzettino, magari un po' più corto di prima, ma in italiano, e poi sentiamo l'eco dell'originale dopo. Signor Fazioli vuole farmi leggere, ma io traduco alle mie quattro mura di solito, non sono uno scrittore, non ma sono un'attrice. Vabbè, ci provo. Da Roma apposta, tra l'altro la signora è venuta da Roma con sua madre, che è qui in prima fila, che ha 89 anni. 90, mi dava un po' meno. E se sono alzata alle 5 e mezzo stamattina a Roma. Allora vuole che non sfruttiamo questa occasione. Mi scuso se ogni tanto insomma ripeto qualcosa. Va, via. Che succede, Jackpot? Ti sei ammutolito? Qualcosa ti ha fatto incavolare? Mi devo concentrare sulla guida. Ma se quasi non ce n'è di traffico? Non importa. Quando sono alla guida. Qualcosa ti gira storto. Vuoi dirmi di che si tratta? Queste radio peggiorano di giorno in giorno. Metto un CD? Buona idea. Se ne trovi uno che ti piace, mettilo. Alza il volume al massimo. Fanny ha messo un CD di Jacques Brel. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Questo sì che è parlare. Bravo, Brel. Questa sì che è musica, ho detto. E mi sono anche calmato un poco. Ho pensato che Brel fosse proprio un grande e che era un peccato non aver ascoltato le sue canzoni negli ultimi tempi. Anche su parecchi dischi suoi in giro per casa. Non è chitto qua, non è chitto qua. In un attimo mi torna il buon umore. Direi che siamo proprio su tutt'altro livello rispetto al kitsch fasullo di quelle canzonette nazionali. Brel mi fa sentire davvero, davvero bene. La sua grande semplicità è qualcosa che inconsciamente mi è sempre mancata. Chiarezza, semplicità e bellezza. Chi riesce a mettere insieme queste tre cose è un grande. Timidamente ho guardato verso Fanny. Anche lei ascoltava con grande attenzione. Brel che cantava ad un vulcano spento, creduto morto, dove molte volte il fuoco è rinato ancora. Mi piace da morire. Per qualche minuto Fanny, Brel e io siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Non è chitto qua, non è chitto qua. Era tutto così assoluto, così perfetto, così bello. Devo dire qualcosa che io non avevo pensato, ma qui nella versione originale è quasi tutta la canzone la scritta in francese, ma era un po' arriscato perché non abbiamo i diritti di autore. Poi abbiamo avuto un po' paura perché se i diritti sono di una ditta americana, da un giorno all'altro non mi vedete più in galera, è per quello che abbiamo portato un po'. Was ist Jackpot? Sagst du nicht, man macht ja etwas essig, ich muss mich auf den Verkehr konzentrieren, aber es hat ja praktisch gar keinen Verkehr. Das ist gleich, wenn ich fahre, dann fahre ich.
etwas kommt schlecht rein. Du willst nicht sagen, was. Die Radiosender werden jeden Tag schlimmer. Soll ich jetzt eben rein tun, einen guten Plan, wenn du etwas findest, oder gefällt du es rein, mach es ganz, ganz laut. Fanny hat eine von Jacques Prelo laufen, dann gibt es etwas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'en fuit déjà, oublier le temps, des malentendus, oublier le temps, perdu à savoir comment oublier ses heures, qui tue parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Das ist eine kleine Ansage. Bravo, Prelo, das ist Musik, habe ich gesagt, und habe mich für das erste ein bisschen beruhigt. Und für mich habe ich gedacht, der Jacques Prelo, das ist wirklich ein grosser. Und es ist ein Jammer, dass ich den letzten fast nie mehr gehört habe. Obwohl das bei mir der Held hier hinter der anderen Platte von ihr nochmal liegt. So, ho capito bene nella traduzione del libro tradotto da Gabriele Capelli, che tra l'altro è un editore che lavora da solo, coraggioso, che l'ha sostenuto, un uomo, una casa editrice, una bella cosa. E nell'edizione Capelli il testo integrale di Prelo non c'è, perché Capelli ha paura degli americani. Voi vi siete detti, nessun americano leggerà mai un libro in Belgio. Sì, ma gli americani che parlano in italiano ci sono. Appunto. La domanda credo di non averla fatta. Alla fine, perché lei scrive i romanzi in Berlice e non in Deutsch? Perché poi a scuola ha imparato il tedesco. E lui collabora con la Neue Zeitung, collabora anche con il Jochen Zeitung, ha degli editoriali che scrive in tedesco. Ma i romanzi li scrive in Berlice. Qual è il motivo? Io sempre volevo fare qualcosa di orale e come parlo tutto il giorno in Schweizerdeutsch, Berndeutsch, io so un po' come parla un operaio della costruzione, come parla una donna del bar, io so un po' come parlo, immagino saperlo e può ricreare un po' la lingua della strada. Invece si tratta di fare quello in Hochdeutsch, sempre mi sembra un po' sonito della televisione, delle racconti poliziotti della TV, perché non sto dentro di quello sonito, è un po' per quello. Bisogna dire un'altra cosa, che Pedro Lenz scrive come vive, forse, anche se adesso lui è un professionista della scrittura, vive della scrittura, scrive dei reading, delle performance, scrive su parecchi giornali importanti, e scrive racconti, però lui ha sempre respirato il lavoro, i cantieri, la fatica, ha comprato questo ristorante con un altro scrittore che era Alex Capri. Che adesso non è più con proprietario, ne ha comprato un altro. Sì. Ecco, sono scrittori che per sentire l'odore della vita comprano un ristorante. E se vuoi andare, come si chiama il ristorante di oggi? Il mio si chiama Flügelrad, quello è la ruota con gli ali, che è un simbolo della ferrovia. Flügelrad, ecco, se andate vicino alla stazione di oggi, attenti alle tue gemelle. E questo odore della vita che si può scrivere di più in dialetto, in Schweizerdeutsch, che non in Deutsch, e questa è una bella sfida. E, un altro saggio di lettura. Arrivato a casa ho svuotato la buca delle lettere, non avendolo fatto negli ultimi 5 giorni, stava quasi esplodendo. Un sollecito di pagamento da parte dell'assicurazione di responsabilità civile, mettiamolo qui a destra. Un sollecito della cassa malati, anche questo qui a destra. Una richiesta di offerta da parte dell'associazione dei paraplegici, buttare. Una pubblicità di abiti da farsi spedire a casa, buttare. Il giornalino della parrocchia cattolica, mettiamolo a sinistra. Lo Stadtanzeiger, anche questo a sinistra. Il giornale Neue Ulmer Zeitung, buttare. Un catalogo sui giardini, buttare anche quello. La bolletta dell'acqua e della luce, mettere a destra. Un libro d'antiquariato che mi ero fatto spedire, spacchettarlo e poggiare a destra la ricevuta. Una rivista stampata su carta lucida, inviata da una società di carte di credito, buttare. E dopo aver diviso con attenzione tutta la corrispondenza, ho visto lì, davanti a me, una cartolina di Fanny.
Sulla cartolina c'era rappresentata la bandiera belga e una frase in inglese: What happens in Belgium stays in Belgium, che tradotto voleva dire quello che succede in Belgio resta in Belgio. Una frase piuttosto infelice che certo non serviva a calmare la mia gelosia. Ma chi se ne inventa le cartoline con questo tipo di frase? Una carazza di cretini senza cervello. What happens in Belgium stays in Belgium. Sicuramente esiste la stessa frase per ogni altro paese del mondo, ma sicuramente non suona allo stesso modo per ogni altro paese. What happens in Bosnia e Herzegovina stays in Bosnia e Herzegovina. E decisamente non suona allo stesso modo, anzi, la scelta della cartolina Fanny non l'ha azzeccata proprio. Ma in compenso ha scritto divinamente, lo devo ammettere. Testo breve e bello. Caro Jackpot, sono già a metà del mio soggiorno. Qui ad Anversa ti penso molto e con affetto, perché trovo che questa città ti andrebbe a pennello, oppure tu mi andresti a pennello. Un saluto di cuore. Poi, sotto la firma di Fanny, c'era anche quella di Gruber, con un piccolo disegnino di una nave del porto. Ho guardato la cartolina ancora per un bel po', poi l'ho messa sul davanzale, ma con le parole di Fanny rivolte verso di me, e non quella frasetta secondo cui tutto quello che accadeva lì rimaneva anche lì. Grazie alle parole della cartolina mi sono sentito subito meglio, tanto da poter di nuovo uscire. Sono andato al Galizia a vedere se c'era già qualcuno. Non c'era nessuno. Al bancone eravamo solo Rita e io. Ehi Rita, stasera sì che ci divertiamo, locale strapieno, alcol a fiumi, incasso da sballo. Davvero spiritoso, ho appena aperto, vedrai che arriverà gente. Cosa prendi? Prendo tutto quello che mi metti sul balcone. O per caso qualche volta ho rifiutato qualcosa. Oppure qualche volta non ho finito di bere fino all'ultimo goccio. Ehi, Jackpot, fai lo splendido oggi, vero? Scusa, mi porteresti una birra? Normale o non filtrata? Più normale possibile. Rita mi aveva appena messo il bicchiere sul balcone quando entrano delle persone che sembrano musicisti. E questo non dovrebbe stupire più di tanto, visto che erano musicisti per davvero. C'era Denise, la sassofonista, cantante, che nei suoi momenti migliori ha una voce come quella di Dolly Parton. E insieme a Dolly e Denise arrivano anche tutti gli altri. Prima arriva Jere, il mio jazzista preferito, poi Andy, che suona la batteria per Jere o per Denise, e infine Harry, uno dei pianisti migliori che si possa immaginare. Uno di quelli che sarebbe già diventato famoso da un bel pezzo se non si fosse fissato con tutto quello che ti può far sballare. Che dire, i pianisti sono le anime più sensibili che ci siano nel mondo della musica. E per compensare, alcuni ricorrono all'arroganza, altri fanno uso di sostanze. La banda urbana è una cosa che suona un po' da romanzo, ma mi viene da dire perché l'ho vissuto fino a 12 anni a Zurigo. Che cosa ha trattenuto dalla sua prima infanzia svizzero-tedesca? Non sarà stato un tipo di vita tutto rose e fiori in quegli anni? È stato un anno da dolente. Sì. Erano anni difficili per chi non era, diciamo, svizzero-tedesco o comunque era straniero. Sì, era stata una delle cause per cui mio padre allora decise di entrare in Italia. Però ce lo toglie come un ricordo bello della mia infanzia, dei tempi al kindergarten, all'asilo, la prima elementare, ho fatto fino alla sesta qua, con le mie amiche, avevo i miei tempi, lo spazio, lo sport. Devo dire la verità che ho sofferto di più rientrando, perché ero molto libera, ti dico, non ricordi bene. Invece tornando, mio papà è abruzzese, piccolo borgo, paesello abruzzese, lì è stata terribile, perché non ero più libera di muovermi, di fare le attività sportive che facevo qui. Quindi ho perso qualcosa e ne ho guadagnato un'altra come identità, sicuramente come formazione. Penso che se fossi rimasta qui non sarei riuscita alla grande, con le condizioni di allora. Sì. Coincideva la sua infanzia col periodo delle iniziative Schwarzenberg? Esatto, era il 74. Quindi prima era quello.
E non abbiamo preparato nulla. Adesso io le dico una cosa, per capire lei come parla del dottor Luigi. Dica quel che vuole Pietro Lenz. Faccio una domanda, come se lei lo stesse intervistando noi, sto cercando che lei ha trattenuto da studiosa, ma anche provenendo dal liceo, dalla sua infanzia. Cos'è che devo chiedere? Quel che vuole. Cosa è stato svelato perché Matteo ha rivelato che sulla cartolina c'era una firma, come pungere la firma. E però quando Jackford, la prima volta che gli fanno uscire dall'atelier del suo amico, rimane molto lì, lei la sfigge. La seconda volta la vede alla stazione di Holden, e lui dice, oddio, è lei. E lui è subito nominato, ma lei dice, ma... l'avrò già vista questa faccia, forse l'ho già vista, ma insomma lui rimane imbambolato, lei lo guarda e poi passa oltre con la sua bellezza spavalda e dice, intanto a me torna di nuovo in mente una di quelle tante canzonette che ascoltava sempre mia madre a casa quando stirava o cuciva e non voleva più pensare che la vita non aveva mantenuto le sue promesse e che nella suddivisione dei ruoli all'interno della famiglia lei non era toccata certo la parte del leone, cioè la mamma un po' subalterna, insomma, e lui mette dentro queste piccole cose, ma poi lui potrebbe dire qualcosa, potrebbe sorridere a farmi, ma è così preso, è così accorto e stracotto che non fa niente. Comunque avrei voluto dire qualcosa, ma lì per lì non sapevo cosa, e allora sono salito sul treno e ho pensato che mi sarebbe piaciuto essere un poco più spigliato e che la vita sarebbe così bella se uno riuscisse a pronunciare sempre la frase giusta al momento giusto, come nei vecchi film americani, dove i protagonisti riescono a dire alle ragazze sempre la frase giusta al momento giusto. Ma che vuoi farci? È solo nei film che gli uomini sono tutti figli della battuta pronta e che le donne pendono tutte dalle loro labbra. Ed è proprio questo che serve il cinema, per rafforzare i pregiudizi e mostrare un mondo migliore a chi del solito mondo non sa che farsene. C'è dentro anche tanta filosofia, sì, è un po' la filosofia e anche un po' l'esperienza, no? Uno vede qualcuno due minuti più tardi dice quello aveva dovuto dire, ma ha sbagliato. È un po' l'esperienza personale. E adesso dunque c'è stata Reggie, c'è stata Fanny in Bertaglio. E poi c'è, come si chiama la mamma del bambino? Dai. Il bambino? Nicanor. Io ho dato il nome di Nicanor perché abbiamo detto, ma la mia moglie io, se è un maschio, posso dire io, se è figlia, allora era maschio, io ho messo Nicanor per un poeta che mi piace veramente, che è un poeta cileno, Nicanor Parra. Lui si considera personalmente anti poeta e quello mi piace molto perché un gran poeta è sui libri è scritto sempre anti poesia. Si può dire forse che Pietro Lenz è uno scrittore non anti scrittore, ma uno scrittore non ancora totalmente scrittore? Sì, forse sì, perché sì, io non vado adesso a imparare un nuovo ufficio, non vado a cambiare l'ufficio, ma in un certo modo quando vado a un festival di letteratura non mi sento 100% parte del festival qualche volta. Sì, la sera sì, quando andiamo a prendere un libro. Ma è vero che Jackpot dice che fai tu? E lui dice sono uno scrittore. E loro dicono che hai scritto? Niente, ma sto pensando. Però vedrete, se leggerete il libro, che Pietro Lenz alla fine è amaro, è ironico, è critico, è malinconico, ma alla fine per lui il bicchiere non è mai il mezzo vuoto, ma è sempre il mezzo pieno. È vero, sì. E non solo d'acqua, eh. Io credo che ci
fermiamo qui perché poi so che molti vorrebbero far firmare il libro per Lorenz, perché il libro è in vendita. E voglio solo aggiungere una cosa, che voglio solo aggiungere che io ho accettato l'invito di Gabriele Capelli e della Casa della Letteratura, Fabiano Borghetti, perché questo romanzo, quando è apparso, edito Gabriele Capelli con la traduzione di Simona Sala, è anche una traduzione interessante, io ho trovato, non capisco il verbo di Uccio, ma leggendo il libro ho trovato che l'italiano della prima traduzione, anche questo, e questo in particolare, sia scintillante, sia nervoso, sia graziato, sia ironico. Io credo di aver intuito che lei ha colto la sostanza della polpa di Lenz. Ma davvero. E volevo dire che quando lessi quel libro e la prima volta mi dissero c'è un libro uscito in Ticino, subito tradotto di uno che ha scritto in Svizzera, Duce, mi sono detto mi tocca leggere anche questo, perché facevo un po' di mestiere, no? Presentavo i libri di televisione e quando l'ho letto ho detto questo lo voglio conoscere. E mi ha regalato una giornata con la televisione, c'era anche la mia collega che era con noi, dove ho imparato che certe cameriere valgono doppio. A nome del pubblico della Casa della Letteratura dico grazie a Matteo Carassini, a Damaglia Urbano, bravissima traduttrice, e soprattutto a Pedro Lenz, che è uno scrittore, ma anche un uomo simpaticissimo, che non guasta in letteratura e nella vita. Grazie. La letteratura non è ricca, ma vi offre un aperitivo. I libri sono in vendita e voi essere qui da qua. Grazie.